slide. Yes. Sure. Buongiorno, volevo ringraziare gli organizzatori, l'Università di Palermo che mi ha invitato a presentare questo lavoro. Questa presentazione l'abbiamo presentata alla Comunità Europea 10 giorni fa e mi sono permesso di lasciare esattamente la stessa presentazione. Dunque, prima un accenno all'azienda per cui lavoro e il titolo è come noi ci interfacciamo ai fenomeni anomali di generazioni di calore, probabilmente impropriamente chiamati fusione fredda. E poi spesso ho sentito, sono stati usati sia il termine fissione che fusione. Noi stiamo qui soltanto lavorando, presentando i lavori in cui si ritiene possa esserci una probabile fusione, non parliamo di fissione. L'outline della mia presentazione sarà una molto breve presentazione di che cosa fa l'azienda e di questi fenomeni anomali di generazione di calore e poi il contributo che noi possiamo dare. Innanzitutto noi siamo una società internazionale, siamo basati in Texas, abbiamo circa 35 anni di storia, siamo completamente self-funded, generiamo profitto, abbiamo una base di clienti molto ampia, ogni anno ci sono più di 35.000 società che utilizzano i nostri prodotti per fare misure e controlli. Siamo sempre state tra le società, tra le migliori società al mondo dove lavorare e abbiamo una forte posizione positiva in termini di redditività e cash flow. Un aspetto importante della nostra azienda è che nessun mercato, nessuna industria rappresenta più del 15% del nostro fatturato. Questo è un aspetto fondamentale per la scienza, perché molto spesso ho sentito parlare di silos, di compartimenti stagni o di torri di avorio. Quando si lavora con l'accademia, con la ricerca avanzata, con l'industria automobilistica, con la difesa e così via, e ovviamente anche con la fisica, si riescono a trovare soluzioni trasversali, è quello che in inglese si chiama cross-pollination. Dunque si riesce a far vedere come alcuni fenomeni, alcune problematiche di misura, controllo, sono già state risolte in un'altra disciplina scientifica. Questo è il punto di forza dell'azienda per cui lavoro. Un aspetto del tutto europeo adesso. Noi impieghiamo circa 1.700 persone in Europa, abbiamo centri di ricerca e sviluppo in Danimarca, Ungheria, Germania, Romania. Il nostro punto manufacturing plant più grande è in Ungheria, dove impieghiamo più di 1.000 persone. Il nostro IT center globale è anche in Ungheria. E abbiamo ingegneri di supporto, sistemi ingegneri in tutti i paesi della Comunità Europea. Che cosa facciamo? Facciamo principalmente sistemi di misura e controllo. Prima abbiamo parlato dei campioni di misura. Misura vuol dire, è un termine latino, measure, in inglese, vuol dire comparare. Dunque non si fa altro che comparare un campione con un altro fenomeno. Dunque, una volta che siamo i campioni, si può definire qual è la misura, temperatura, di pressione, di qualsiasi oggetto, di qualsiasi fenomeno. Tuttavia le metodologie e le tecniche di misura sono estremamente importanti, soprattutto per fenomeni che non si conoscono. La scienza ha due branches principali, perdonate il mio inglese, il mio italiano un po' povero, ma un aspetto è quello prettamente teorico, i matematici, è un esempio. E quello poi c'è stato quello degli sperimentali. Tuttavia, poi una scienza perché possa determinare se un fatto, non è un'opinione, un'idea, ma è un fatto, bisogna che la parte teorica, dunque quella matematica, possa giustificare l'esperimento fisico che ha fatto. E ora
quotando non perfettamente dall'inglese all'italiano, Einstein nei primi anni 30 in un congresso disse che è impossibile dividere l'atomo. Non l'ha detto una persona qualunque. Un altro scienziato, Rutherford, non credeva nell'esistenza del neutrone. No, Rutherford ha trovato il neutrone e Einstein ha diviso l'atomo. La differenza tra uno scienziato e un genio di quel tipo e altre persone è che i geni riescono a capire gli errori che hanno fatto. Dunque, preferisco iniziare a citare questi Rutherford e Einstein perché di fatto la scienza, soprattutto la fisica, non dovrebbe progredire, come alcuni dicono, da un funerale a un altro funerale. Sono dunque quando una persona importante muore, si è liberi di trovare altre libertà, altre parti della scienza. Dovrebbe avere invece una evoluzione basata sulle, su aspetti teorici e poi sulle prove sperimentali di questi aspetti teorici. Dunque il nostro contributo nella scienza, un contributo del tutto opposto a quello del precedente relatore, noi abbiamo un interesse economico, è produrre strumenti di misura e di controllo che accelerino le capacità della scienza, tanto quella teorica quanto quella sperimentale. E produciamo sistemi di misura e software che possono fare questo. Un aspetto che mi sempre preme è presentare questa slide dove molti dei vostri figli e dei vostri nipoti giocano con un prodotto della Lego, dove possono programmare un robot e lo fanno da bambini da 6 anni in su. Il prodotto software che utilizzano per programmare questi robot, il Lego Mindstorm, è quello della National Instrument, che è lo stesso prodotto software, soltanto configurato in maniera differente, che controlla il Large Hadron Collider, dunque il più grande acceleratore di particelle che abbiamo al CERN, che è un gioiello della tecnologia europea e mondiale. Dunque un software molto molto semplice che possa essere utilizzato da bambini tanto da scienziati. Un altro aspetto, come accennavo, è che la capacità di lavorare su molti aspetti di industrie differenti porta ad avere specializzazioni differenti. Dunque non lavoriamo soltanto sulle parti verticali dove ci sono volumi, ma su quello che si chiama la lunga coda di tutte le applicazioni scientifiche. Ed è questo un contributo che possiamo offrire alla scienza, perché, come abbiamo sentito prima, questa è sicuramente una parte della scienza multidisciplinare, dove occorre avere scienziati che si interessano di matematica, ma anche di fisica nucleare, fisica dei materiali e così via. Allora, entriamo un attimo nel dettaglio di quello che viene chiamata fusione fredda. Quando hanno intervistato Fishman Pons dopo, dunque anni dopo, gli anni 80, quando loro hanno trovato questo primo fenomeno, gli è stato chiesto che cosa non vorreste rifare. La prima cosa che hanno detto è chiamarla fusione fredda. Prima di tutto perché all'epoca, negli anni 80, non si sapeva se era un effetto nucleare. La fusione è un effetto nucleare, si fonde due l'atomo e si ottengono differenti elementi. E poi soprattutto la ripetibilità, che ancora non poteva essere ripetuta. Ma se andiamo a vedere quello che succede e guardiamo quello che gli scienziati stanno realizzando, e in questa slide ci sono tutte attività europee, dove il contributo italiano è molto forte. Partendo dalla vostra sinistra c'è un tokamak, dunque quando si parla di fusione calda, di quello che realmente facciamo, e gli scienziati dell'Enea qui a Frascati o a Padova dell'RFX, e gli scienziati italiani al CERN di Londra o ancora quelli italiani a ITER e Cadarache collaborano con gli altri scienziati nel mondo per poter ottenere la fusione calda, e l'abbiamo ottenuta, e adesso la comunità europea sta spendendo un'enorme quantità di quattrini per realizzare questo grande reattore in Francia, dove tra l'altro non ci saranno, non c'è fissione, dunque non ci sono materiali radioattivi, non ci sono nuclear waste che bisogna poi stipare da qualche parte. Poi sempre lo studio della fisica nucleare ha comportato che di nuovo gli scienziati italiani, soprattutto quelli dell'NFN, hanno realizzato il CNAO, che
che è una struttura nel nord Italia, Pavia, dove si fa oncologia e dunque si curano malati di tumori di tumori che non possono essere raggiunti dal bisturi, per esempio all'interno del cervello, con ioni pesanti. E poi c'è l'acceleratore del CERN e poi gli ESO, il più grande telescopio al mondo, che verrà costruito in Cile di nuovo dai contribuenti europei, anche con il contributo degli scienziati della vita. In tutte queste attività vengono utilizzati i prodotti di misura e controllo dell'azienda che qui rappresento. Dunque facciamo cose concrete. Ora, se andiamo a vedere nell'ambito di questi fenomeni concreti, l'Università del Texas, un ricercatore di scienze politiche, e dal mondo anglosassone dovremmo forse cercare di copiare le cose migliori che fanno, come vengono prese le decisioni dal punto di vista di budget, come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Ed è un processo analitico, in cui i fondi, che sono sempre limitati, devono essere distribuiti in un numero limitato di esperimenti o di investimenti, infrastrutture, pubblica istruzione e così via, ma anche scienza. In questo caso ci sta una maniera per dire quali sono i fondi e come questi fondi devono essere attribuiti, in base a delle tabelle. Allora questo studente postgraduate ha verificato quanti soldi venivano investiti dagli Stati Uniti nella fusione Caltech, e tra l'altro è andato, facendo eco a chi ha parlato prima, molto poco convincente. Loro investono in 10 anni quanto si spende in petrolio in 2 settimane. Dunque, due settimane di petrolio, 10 anni di investimenti sulla fusione. Solo per darvi un paragone di quanti, e sono circa, adesso non voglio citare numeri a vanvera, potrebbero essere 400 milioni di dollari l'anno. Comunque è un'inezia rispetto alle potenzialità. Ora, questo studente diceva, allora comparava, come mai investiamo questi 400 milioni o qualsiasi sia la cifra in fusione durante 10 anni e non lo facciamo invece in questi altri studi, quelli che vengono chiamati generazioni anomale di calore, o se volete la co-fusion. E allora ha portato, ha studiato più di 500 esperimenti fatti nel mondo e ha verificato quali di questi avessero una valenza scientifica per quanto riguarda la misura, perché un esperimento per essere valido non solo deve essere ripetibile, ma deve essere fatta la misura in maniera convincente, che possa convincere anche gli altri scienziati. Ebbene, da Fishman and Ponds al 2010 ci sono stati più di 180 esperimenti al mondo in cui hanno provato che ci sta una generazione anomala di calore, di solito nel palladio, deuterio, oppure nel nichel idrogeno. Per rispondere alla sua domanda, la quantità di nichel disponibile al mondo è talmente elevata che qualsiasi utilizzo industriale non ne varierà il prezzo, anche perché non c'è una concentrazione come in altri materiali ferrosi o non ferrosi del materiale in solo pochi paesi. Il nichel è realmente democratico, è presente quasi dappertutto. E l'idrogeno è l'elemento più disponibile nell'universo. Dunque, da un punto di vista prettamente utilitaristico, se mai dovesse esserci un utilizzo dell'energia da provare, quello del nichel idrogeno è il più ideale, perché ce n'è abbondanza. Il palladium, che è nella stessa linea, nella stessa colonna degli elementi chimici, ci sono palladio, nichel e platino. Il palladio è prezioso quasi quanto il platino, e dunque è molto difficile poi andare a fare un utilizzo industriale della reazione palladio e deuterio. E deuterio non è altro che l'idrogeno pesante, sono dunque lo stesso. Sì. Allora, se prendo un aspetto prettamente pragmatico, come certe volte possono essere solo gli americani, e mi dimentico se è vero o non è vero, quello che posso notare è che ci sono questi 180 esperimenti realizzati
in maniera non correlata da scienziati intorno al mondo. E o c'è la necessità di una nuova fisica, di una nuova scienza che giustifichi questi esperimenti, oppure questi esperimenti in realtà sono tutti del bagus, non sono validi. In questo caso c'è bisogno di strumenti di misura migliori che possono provare a differenziare dal fondo. Dunque, in qualsiasi dei due aspetti, o c'è una nuova scienza e bisogna aiutare questa nuova scienza, o c'è la necessità di strumenti di misura migliori di quelli che esistono. E per la società che si ritiene leader nei sistemi di misura è importante partecipare. Dunque questa è l'analisi che è stata fatta. Dunque qual è il master plan che una società può avere? E innanzitutto è trovare, analizzare i risultati pubblici di istituzioni pubbliche e private, di ricercatori in buona fede che vogliono presentare i loro lavori e fare una doppia verifica, doppio check di questi lavori, se possibile replicarli. Determinare quali sono i top 10, semplicemente perché se abbiamo risorse limitate, se no sarebbe interessante intervistarli tutti, e stabilire delle cooperazioni e sfruttare le capacità dei nostri prodotti per accelerare la ricerca in questo campo. Queste sono le ricerche che noi abbiamo sponsorizzato o con cui lavoriamo. La prima è il professor Kim della Purdue University, una famosa università negli Stati Uniti, che si basa sulla teoria condensed matter, dunque da Bob Einstein, qualcosa che c'ha quasi 80 anni come teoria. Bene, trovare il modello matematico e portare questo modello matematico a disponibilità di qualsiasi studente. Dunque stiamo lavorando con la Purdue University, con il professor Kim, e presenteremo ad agosto un modello matematico, dunque dei tool che possono essere utilizzati da tutti, messi a disposizione sul web. La stessa cosa con l'MIT, con il Massachusetts Institute of Technology, il professor Einstein, o Einstein come lui preferisce essere chiamato, che si basa sulla teoria dei campi quantici all'interno degli elettroni, ma anche con Los Alamos National Lab, con l'Università di Missouri, con l'Università di Bologna, dove un aspetto non citato finora è che, a prescindere del professor Preparata, due scienziati italiani, due professori universitari che hanno fatto progredire la scienza in maniera molto significativa, sono stati professore dell'Università di Siena, professore dell'Università di Bologna. Entrambi sono ancora vivi, entrambi lavorano ancora. Bene, uno di questi ha un successore, il professor Levi dell'Università di Bologna, col Dipartimento di Fisica, e noi abbiamo sponsorizzato il loro laboratorio. Stessa cosa con l'Enea, in cui abbiamo una collaborazione che sta andando avanti, ma anche con l'INFN di Frascati, con l'Università di Kobe di Osaka, con l'Università del Texas in Austin, con il Commissariato di Energia Atomica francese, con Stanford Research Institute e con il Naval Research Laboratories negli Stati Uniti. Dunque, sia in Giappone, Stati Uniti ed Europa. E di nuovo, questo per essere sicuri di non avere nessun aspetto territoriale. E molto velocemente le ultime due slide. La prima parte è l'aspetto di matematico, quello che si chiama high performance computing. Se guardiamo nella storia, non nei miliardi di anni, ma semplicemente negli ultimi 4 anni, i problemi più grandi dal punto di vista scientifico matematico sono risolvere la tomografia dei sincrotroni, oppure per la fisica dei plasmi o della fusione calda, la soluzione matematica dei tandem mirror, degli specchi, oppure il financial application che ci hanno messo nei guai a Wall Street o a Londra e così via. E qui possiamo vedere come, in termini di tempo e di capacità di calcolo in ordinata. Bene, tutto questo che prima era quasi predominio dei supercomputer o dei computer ad alto costo, sono stati volgarizzati e sono disponibili sui computer di qualsiasi persona che utilizzi adesso, per esempio,
l'FPGA, dunque il Fast Program Gate Array, o CPU, dunque il computer, la CPU che sta girando in questo computer, o le GPU, le Graphical Programming Unit, che sono presenti in tutte le console di giochi elettronici di nuovo che sono disponibili. Dunque, utilizzando la tecnologia di massa, i prodotti di massa che sono disponibili oggi, possiamo fare calcoli estremamente veloci, dunque risolvere in real time tutte quelle esigenze di calcolo che mi permettono di avere la modellazione matematica. E questi sono alcuni esempi che abbiamo fatto qui in Europa con il Max Planck Institute o con l'Università di Hamburgo, e questo è quello con cui stiamo lavorando adesso per la Low Energy Nuclear Reaction, assumendo che sia una reazione debole nucleare, e in cui lavoriamo con i professori messi in questa lista, e soprattutto stiamo facendo la simulazione quantistica con il professor Kim e con il professor Hagelstein. E la prima fase sarà di confermare che ci sta un modello matematico, fisico-matematico, che possa giustificare i dati sperimentali, e nella seconda fase divulgare questo modello matematico. E la conclusione è che sicuramente ci sono dei dati non conosciuti della fisica. I dati che sono stati presentati fino adesso sono dati sperimentali, ma non sappiamo perché avvengono, e fino a quando non sappiamo perché avvengono non possiamo riprodurli come vogliamo noi, soltanto come vuole madre natura. E soprattutto c'è sicuramente bisogno di strumenti di misura e soprattutto di controllo migliori di quelli che sono disponibili oggi sul mercato. Volevo soltanto mostrare, per dare concretezza alle mie parole, alcuni grafici. Questi sono i risultati della Bose-Einstein, comunque di modelli studiati solo teoricamente, che poi vengono riportati su modelli matematici. Io posso poi fornire i dati parametrici di un elemento tipo il palladio, o del nickel e dell'idrogeno, del deuterio, e vedere come il modello matematico mi rappresenta il fenomeno fisico che io ho sperimentalmente osservato. Questi sono i grafici che ottengo basati sulla Bose-Einstein o su altre teorie, e questi, di nuovo, questi modelli sono molto complessi, e solo con l'utilizzo di prodotti della National Instrument possono essere organizzati e resi disponibili a qualsiasi studente universitario. Questa è la fine della mia presentazione. Ancora una volta ringrazio gli organizzatori. Grazie a voi. Per il vostro tempo. Mia riflessione, seguendo il suo intervento, ma poi mi risponderà dopo alla fine, perché così noi cerchiamo di aprire il dibattito. Lei ha parlato di modello matematico, di doppio cieco e di riconducibilità. Nel momento in cui avremo questi tre fattori già e avremo ottenuto il doppio cieco, la riconducibilità e il modello matematico, non c'è più nessuna necessità di fare questi convegni per chiacchierare, per poter affrontare l'argomento, perché quello che vogliono dall'altra parte è proprio questo, e quello che ci riprovano molte volte è che tutto quello che noi sosteniamo deve essere riproducibile, deve essere fatto in doppio cieco e conseguenzialmente con un modello matematico. Cioè dire, viene a cadere tutta quella riflessione che noi abbiamo fatto sino ad oggi, perché molte delle cose che ha detto precedentemente il professore, cioè, non sono riproducibili in questo momento né in doppio cieco né sono riproducibili con un modello matematico. Dico, questa è una riflessione che ho fatto io, può anche darsi che non abbia afferrato bene la riflessione che lei ha fatto nel suo intervento, però quello che mi ha portato subito alla riflessione e all'attenzione del mio cervello è proprio questo, cioè dire questi tre fattori significherebbe che se ci dovessero essere abbiamo superato tutti i nostri problemi, parliamo con la stessa logica di coloro i quali sono meccanicisti e cartesiani, e non abbiamo più nessuna necessità di parlare altre lingue. Questa è la mia riflessione, ma... L'aspetto è che, di nuovo, tutte le opinioni, tutte le teorie sono rispettabili e dunque noi non siamo qualificati per commentarle. Quello dove siamo qualificati per commentarle è fare misure e controlli. E dunque noi possiamo riprodurre i modelli matematici e le teorie e portarli. Dunque il nostro contributo è proprio questo. D'altra parte, se non fossero riproducibili matematicamente o sperimentalmente, rimarrebbero opinioni e dunque rimarrebbero come lei ha utilizzato a livello di chiacchiere. Invece, per accelerarle e portarle avanti, vorremmo portare questi risultati.
un aspetto che, in cui non mi sono sbilanciato è che non ho detto che il modello matematico proverà le teorie, le proverà o le disproverà. Questo è comunque un progresso, perché certe volte il progresso è anche inteso in escludere alcuni fenomeni. E noi non possiamo dire ad oggi che il modello matematico prova il modello empirico. Noi sappiamo che ci sono i dati sperimentali, o ci sarà un modello matematico che può giustificare, o bisogna rifare le misure di quei dati sperimentali. E sono ottimista nel credere che ci sia il modello, e sono ottimista nel credere, questo quando sono ottimista è un'opinione come la sua, comunque, che questi dati sperimentali sono corretti. Perché sono, di nuovo, provengono da troppi ricercatori non correlati tra di loro in troppe parti del mondo. Dunque, da un punto di vista statistico, quando lei ha tutti quattro, una marea di 180 esperimenti che promuovono lo stesso risultato e non sono correlati tra di loro, dovrebbe esserci una ripetitività dell'errore troppo elevata. Dunque, quando certe volte per eliminare l'errore non faccio altro che ripetere la misura molte volte, sempre in modo migliore, ridurre l'errore e trovo l'esperimento. E una volta ci tengo a precisare che gli scienziati italiani, probabilmente con molti pochi quattrini, che comunque dovrebbero avere più fondi, hanno fatto progressi incredibili e sono considerati dalla comunità scientifica al top della graduatoria di scienziati. E per questo è quando dicevo nei top 10 ce ne sono due che sono italiani. Grazie. Grazie per queste parole che sono di incoraggiamento, se non altro per la...